Radio Radicale, siamo con il vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Luca Carabetta, del Movimento 5 Stelle, per parlare di No TAV. In particolare, tutti sappiamo che domani ci sarà un'importante manifestazione a Torino, forse lei, non so se sarebbe andato alla manifestazione, però è impegnato qui per le votazioni sul DDL di bilancio. Il tema è ritornato d'attualità proprio mentre la Lega si mobilita anche qui a Roma. Che cosa sta succedendo? Il tema è tornato di attualità perché c'è stata una sospensione dei bandi, o meglio, i bandi per la parte definitiva dell'opera, che ricordiamo non è ancora stata avviata, vengono rimandati all'anno prossimo proprio nell'attesa delle valutazioni costi-benefici e poi chiaramente politiche che il governo farà. Io sin da inizio settimana, vedendo un po' come stavano andando i lavori della Commissione Bilancio e quindi della manovra, ho detto, secondo me, non so se riuscirò ad andare, però dovessi avere la possibilità ci andrò, perché io comunque arrivo dalla Val di Susa, ne ho fatte tante di quelle marce, continuo a pensarla in un modo su quell'opera, cioè la metto sul piano delle priorità e credo che ci siano altre priorità in questo momento per il Paese. Però poi nel contratto di governo le nostre posizioni e quelle della Lega, che sono diametralmente opposte su questo tema, si incontrano su una linea che è molto chiara, e quindi accetto il fatto che il governo poi faccia il suo percorso per arrivare in fondo a questa grande opera. Allora, ad oggi la situazione qual è? È tutto fermo, c'è il rischio che noi paghiamo una penale. Che cosa può dire delle accuse che vi fanno su queste analisi di costi benefici che avete rilanciato e che il Partito Democratico dice ce ne sono state tantissime di questa analisi? Ci sono stati tanti studi sicuramente, perché l'opera, lo ricordiamo, è stata pensata 30 anni fa, quindi per le prime cose sono iniziate ad arrivare 25-20 anni fa. Di analisi di costi-benefici, così come definite da criteri internazionali, quindi analisi in grado di valutare in maniera molto puntuale le esternalità positive, negative, la parte finanziaria, il traffico merci, che sono studi molto complessi, ce n'è uno che è stato realizzato nel 2011, pubblicato nel 2012, che era contenuto nel quaderno numero 8 dell'Osservatorio Tecnico, che si chiama per l'appunto Analisi Costi-Benefici. Gli altri atti a cui fa riferimento il Partito Democratico, in questo caso ma anche Forza Italia, fanno riferimento a queste 7 analisi costi-benefici. In realtà gli altri 6 documenti sono documenti che si riferiscono o a progetti precedenti e comunque non sono analisi costi-benefici, oppure sono rivalutazioni di alcuni aspetti della unica analisi costi-benefici. Quindi questa polemica, mi lascio dire, è anche abbastanza sterile, perché poi al cittadino sapere quante analisi costi-benefici sono state fatte non è un dato rilevante. Il punto è che adesso il governo ne fa una nuova, la affida dei tecnici indipendenti, e poi valuterà anche a seguito di quell'analisi costi-benefici. Sullo stato dell'opera, anche lì è tutto chiaramente pubblico. L'opera, i bandi di cui stiamo parlando in questo momento sono i bandi per l'avvio del progetto definitivo dell'opera, quindi per l'effettiva realizzazione, per i lavori definitivi. Fino ad oggi sono stati fatti dei tunnel di esplorazione che, per definizione, sentite spesso nominare come tunnel geognostici, cioè hanno l'obiettivo quello di studiare le caratteristiche del terreno per vedere se l'opera sia o meno fattibile e quindi alimentare anche tutta la parte progettuale. Sono stati fatti 3 in Francia e 1 in Italia, poi l'ultimo è quello che in Francia collega 2 di questi 3 francesi. Chiaramente nel momento in cui l'analisi costi-benefici dovesse dire, non so, che l'opera non è prioritaria, usiamo questo termine, e il governo dovesse decidere di tornare indietro, il costo da computare è sicuramente quello della messa in sicurezza dei tunnel che sono stati scavati, perché comunque si tratta delle gallerie, seppur geognostiche, ma vanno chiaramente messe in sicurezza. Per quanto riguarda invece le penali, noi lo ricordiamo, penali non ce ne sono, ci sarebbero altrimenti nei contratti, negli accordi internazionali siglati tra Italia e Francia. Chiaramente c'è una parte di finanziamento europeo che è stato erogato per questi lavori preliminari, però l'informazione legata al fatto che l'Italia potesse o meno perdere questi finanziamenti dei lavori preliminari comunque è stata smentita direttamente dalla commissaria Bulc, che poi era a Toninelli questa settimana e hanno avuto modo di discutere proprio di questa cosa. Toninelli è andato lì dicendo: siamo d'accordo con i francesi per aspettare ancora qualche mese,
diciamo pure qualche settimana, e arrivare presto a un risultato. E quindi la commissaria poi ha accettato queste condizioni, non c'è assolutamente alcun rischio di perdere finanziamenti europei. La Francia come si sta comportando? Mi sembra che insomma da parte loro l'atteggiamento sia cambiato, non so se perché hanno tanti altri problemi da affrontare tra una manifestazione e l'altro, oppure perché si sono un po', non so, stufati, oppure... Sì, ricordiamolo sempre, un'opera che va avanti da 30 anni, quindi che va avanti, di cui si parla da 30 anni. Parliamo un attimo di quanto i francesi dovrebbero mettere. Allora, in questo momento noi stiamo parlando grosso modo non della Torino-Lione, ma di una parte della Torino-Lione, che è quella che sta tra Italia e Francia. I francesi in questa fetta d'opera dovrebbero mettere una cifra che va tra i 2 e i 3 miliardi. Mentre l'Italia ha già stanziato dei fondi, a partire dal governo Monti, che annualmente aveva disposto lo stanziamento di tot milioni per arrivare a più o meno 3 miliardi di costo italiano, i francesi per ora non hanno messo niente per la parte internazionale. In più però c'è la parte francese, quindi quella che va grosso modo da Lione al confine. Quella parte lì costa 11 miliardi. Allora, già per quella parte lì i francesi hanno detto prima facciamo la parte internazionale e poi se ne parla. Qual è un aspetto critico? Che se noi iniziamo nel 2020 a fare la parte internazionale e i lavori diciamo che dureranno 15 anni, quindi finiranno nel 2035-2040, solo a quel punto i francesi decideranno se spendere o meno questi 11 miliardi per fare la loro linea. Allora, il punto è che qua i tempi si dilatano tantissimo. I francesi lo sanno e quindi hanno tutto l'interesse a capire se effettivamente questo sforzo da Italia, Francia, Europa sia effettivamente uno sforzo poi efficace, oppure che non ci stiamo imbattendo in un'opera che durerà 50-60 anni solo nella sua realizzazione e chissà quando vedremo il primo treno. Certo. L'iniziativa del PD che minaccia un esposto alla magistratura perché vuole vedere i bandi sulla vedo che sorride. Sì, ho detto lo facciano pure, nel senso che la società ha tutto il diritto di fare partire i bandi nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge. Chiaramente in questo momento la società stessa, nell'attesa di valutazioni del governo, ha sospeso i bandi. Se li ha sospesi, chiaramente vuol dire che la cosa si può fare e che c'è con il governo un'intesa in questo senso. Quindi facciano pure lo sposto. L'ultima cosa, domani c'è la manifestazione a Torino e poi ce n'è una anche qui a Roma della Lega, forse su altre battaglie. Vi mette un po' in imbarazzo questa situazione, oppure dopo anche lo scontro sull'ecotassa, sulle auto? La manifestazione di Torino non è una manifestazione del 5 Stelle, eh? La manifestazione di Torino è una manifestazione di un po'... Alla quale il Movimento 5 Stelle... Movimento 5 Stelle senza mai bandiere, questo è bene dirlo, perché negli anni... Io arrivo dalla Val di Susa, lo so bene, chi è contro la Torino-Lione vota PD, vota sinistra, vota 5 Stelle, qualcuno vota anche Forza Italia, quindi lì è un problema chiaramente locale e la gente si oppone a un problema locale. Quindi non le metterei troppo in connessione, perché l'una è una manifestazione politica a Roma di un partito, l'altra è una manifestazione di un popolo che lotta contro una grande opera alla quale il 5 Stelle ha sempre aderito, nel senso che senza bandiere i vari rappresentanti di attivisti hanno partecipato e continueranno a partecipare. Ogni partito ha diritto di fare tutte le manifestazioni, quindi io auguro... Noi difendiamo sempre la piazza, quindi auguro che ci sia una bella e pacifica manifestazione di piazza per Matteo Salvini. Io non potrò andare né all'una né all'altra a causa dei lavori parlamentari, però chiaramente quando si vede la gente che partecipa e basa le sue opinioni su delle idee, su degli studi, sulla voglia di cambiare questo paese, non posso che andare a favore di queste cose. Io la ringrazio molto della sua disponibilità, grazie al vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera, Luca Carabetta del Movimento 5 Stelle. Grazie.